Per 40 anni è stato uno dei luoghi più visitati di Via Dante a Milano. Ora la casa della parrucca si trova in Via Govone e continua ad essere la meta di numerosissimi visitatori che vengono appunto in questo negozio per vedere migliaia di parrucche di ogni tipo. Andiamo a vederle anche noi. Buongiorno signora Lidia. Buongiorno, Come va? molto bene, grazie, benissimo. Siamo venuti a trovarla nel suo regno. Eh sì, è vero, Che questo è il mio meraviglia. regno. Grazie infinite. Andiamo a vederlo insieme. Certo. Il colpo d'occhio è importante. Appena si varca la soglia della sede di Via Govone a Milano, si apre un unico mondo, quello delle parrucche. Più di 6.000 modelli diversi per taglio, colore e materiale che spaziano dalle sintetiche alle parrucche realizzate con capelli veri. Lei è Lidia Gasparini, vera anima di questo atelier che per 50 anni è stato nella centrale Via Dante per poi trasferirsi un po' più in periferia senza perdere comunque la sua notorietà. L'ingegnosa e lungimirante idea di aprire un negozio di chiome da indossare è arrivata alla signora Lidia, che ancora da bambina sognava di diventare la pettinatrice di allora, il parrucchiera di oggi e che da sempre quindi porta la sua passione nel DNA. Lidia, una passione per tutto ciò che riguarda la chioma che affonda le radici addirittura nell'infanzia, mi diceva. Sì, ero alta così quando mi chiedevano cosa vuoi fare da grande? La pettinatrice. Ecco, possiamo dire quanti anni ha lei? Tra l'altro portati benissimo. 83. Ecco, complimenti, quindi 83 anni, si parla di tanto tempo fa, allora lei diceva non era la parrucchiera ma era la pettinatrice, cosa che poi lei ha fatto, Mi giusto? piaceva quel lavoro lì e mi piace ancora adesso, ne sono ancora innamorata. Io ancora lavoro con tanta passione perché il mio lavoro mi dà tantissima soddisfazione. Ecco, ci racconti un po' la sua storia, perché mi piace sottolineare che poi la passione di una vita si traduce in vero e proprio successo, no? Perché poi è questa la chiave vera del successo, l'amore per ciò che si fa. Lei diceva, io ho avuto questa indole quasi innata perché in casa mia nessuno comunque aveva mai fatto questo tipo di lavoro. Mi sono avvicinata appunto a questa realtà e piano piano ho scalato una montagna, lei ormai è al vertice dopo ormai tantissimi anni in questo mondo. Quindi ha fatto la pettinatrice in che anni? Io ho fatto sempre la pettinatrice, tutta la vita praticamente, solo che verso i 20 anni poi mi sono dedicata alle parrucche. Perché le è nata questo amore, questa passione, E insomma? questa, sì, c'è stata questa richiesta di parrucche. Avevo un marito che faceva il rappresentante di prodotti di profumeria e di parrucchieri e quindi lì aveva tanta richiesta di parrucche, ne abbiamo parlato. E ci siamo dedicati alle Erano gli parrucche. anni 60. Ecco, Sì, gli lì anni c'è 60, stato sì. un vero e proprio boom Siamo anche nel stati noi mondo. che abbiamo lanciato attraverso il primo salone della profumeria che c'è stato a Torino, adesso non mi ricordo neanche in che anno, noi siamo andati a questo, abbiamo partecipato a questo salone con le parrucche, eravamo gli unici, quindi eravamo i più richiesti da tutti i fotografi della fiera, perché Quindi possiamo dire che siete stati i primi in assoluto in Italia. sì. Chiaramente in quegli anni il mondo dello spettacolo aveva davvero un occhio di riguardo per le parrucche, perché da voi poi sono passati fior fiori di attrici, di attori, giusto? Comunque non solo gli artisti, tutta la gente che aveva bisogno, perché c'è un sacco di gente che ha bisogno di parrucche, di infoltitori, di toupé. Dalla prima apertura, avvenuta oltre 50 anni fa, ne sono seguite altre sparse in tutta Italia, 8 grandi store che hanno fatto la storia della parrucca nel paese. Noi siamo conosciuti in tutto il mondo. Essendo questo un negozio unico al mondo, ce lo dicono i nostri clienti, perché in tutto il mondo non c'è un negozio così
specializzato e così ben fornito come il nostro. Troviamo migliaia di parrucche e non solo, perché poi voi avete anche degli infoltitori e dei toupé. Possiamo così diversificarli, perché voi avete il sintetico ma avete poi anche il naturale. Abbiamo tutto noi. Per qualsiasi richiesta noi siamo in grado di soddisfarla. Abbiamo sia il sintetico, le parrucche sintetiche, i toupé sintetici. Come parrucche sintetiche abbiamo oltre 1000 modelli in casa, in tutti i colori. Poi abbiamo i toupé sintetici, che anche lì abbiamo tutti i modelli esistenti sul mercato mondiale. E poi abbiamo tutta la gamma del cappello vero. Anche lì abbiamo oltre 1000 modelli di parrucche, più migliaia di modelli di toupé di tutti i tipi, partendo dall'infoltitore, tutti i pesi, in tutte le misure, di tutti i tipi, per far sì che quando la cliente viene, noi siamo in grado di guardare la cliente e sapere già qual è l'articolo adatto a lei. Questo è un infoltitore, Lidia? Sì, Barbara, questo è un tipo di infoltitore. Noi ne abbiamo centinaia di modelli di questi, per ogni caso ci vuole il suo, insomma, perché i casi non sono mai uguali. Questa però ha una particolarità, ce la faccia vedere, Lidia? Sì. La lavorazione, vedi, proprio se una non ha i capelli sotto, vede la sua cute in trasparenza proprio. E qui il capello, la testa respira perfettamente, eh? Non è una cosa che non lascia respirare la nostra testa, che fa venire le piaghe come si vedono in giro. Ecco, quindi questa trasparenza conferisce anche un effetto estremamente naturale. La reazione, proprio la reazione della cosa che lei porta, capito? Questo è molto importante per la salute della nostra cute. Proviamolo. Proviamolo. Dietro, ma adesso non sto a metterli, sto solo la spazzola. Concentriamoci ora, Lidia, sul sintetico. Esistono diversi tipi di parrucche sintetiche con qualità differenti? Certo. Abbiamo delle parrucche sintetiche economiche, lavorate in un certo modo, e poi abbiamo delle parrucche diverse. Chiaramente la qualità nel vostro settore è fondamentale. Oggi ci sono delle parrucche sintetiche davvero ottime, che vengono indossate con estrema facilità e non causano nessun tipo di problema. Certamente. Poi noi qui in questo negozio c'è il meglio che c'è sul mercato mondiale. Anche perché io sono proprio una patita del mio lavoro e non voglio che qui manchi qualcosa. Ecco, che cos'è che le chiedono più spesso le clienti? Immagino anche il comfort. Soprattutto la leggerezza, la testa deve respirare, perché se io le do delle cose pesanti che non fanno respirare la testa, è un problema per chi lo deve portare. Tant'è che io una volta ho avuto, l'anno scorso, una cliente che è venuta qui da me con un toupé sulla testa che era un macigno. Io lo chiamo materasso a molle, perché delle cose pesanti. Le ho dato uno dei nostri, lei è uscita, è tornata indietro per ringraziarmi. Fa: finalmente ho sentito l'aria sulla mia testa, che era da tanto tempo che non sentivo più. Perché quando le mette in testa una cosa pesante, la testa non respira, no? E poi d'estate è una sofferenza enorme. Lei si occupa anche dei tagli di queste parrucche? Sì, mi occupo anche di alcune parrucche, no? Perché generalmente ci arrivano dai laboratori già pronte, perché sennò come faremmo? Noi siamo
ci dedichiamo alla vendita, però ci sono delle cose che devo farmi io perché le voglio fare io, perché me le voglio creare io per la mia soddisfazione, per avere delle cose esclusive che sul mercato non esistono. Passiamo ora invece a quella che è la sezione del vero. Qui abbiamo un effetto chiaramente naturalissimo. Certo, certo. La parrucca vera richiede un po' più di cura perché almeno dipende poi da come uno la porta e quanto la porta, ecco, perché se uno la parrucca la mette solo per uscire la lava una volta l'anno, se invece la mette tutti i giorni dal mattino alla sera, almeno una volta al mese va lavata. Quindi o uno se la sa fare da sola, o una porta al parrucchiere oppure la porta qua. La facciamo anche noi il lavaggio e la messa in piega. Ecco, la messa in piega è differente per una parrucca sintetica rispetto ad una naturale? La parrucca sintetica non la può mettere in piega, non la può toccare. Quella la può solo lavare quando è sporca e basta, perché non è come il capello vero che è vivo, che rimane sempre vivo, lo può mettere in piega, prende la piega. Il sintetico lo rovina se lo mette in piega. Lo può solo lavare, strizzare bene, scuotere. Questo la sera, la mattina è pronta, la rimette in testa per un certo tempo, perché poi ovviamente anche quella non ha la durata di una parrucca in capelli veri, perché poi dopo il materiale un po' si rovina dopo un po' di tempo. Anche quella dipende da quanto la mette, perché se la mette di più le dura di meno, se la mette meno le dura molto di più. C'è chi va avanti anni, c'è chi va avanti mesi. Lidia, chi è che viene nel suo negozio? Ci racconti un po' chi sono le sue clienti? Noi abbiamo la clientela prevalente è quella che ha pochi capelli e anche quella che non ne ha, però prevalentemente sono quelle che hanno pochi capelli, che hanno bisogno di infoltire un po' la propria testa, sia da giovani che da anziani. Di più da anziani, però anche i giovani non hanno mai quella. Adesso poi che usano queste capigliature molto ricche, molto folte, hanno tutti bisogno di aumentare la propria capigliatura. Quindi vengono qui da noi e trovano pronto tutto quello che fa per loro. Escono già con qualcosa in testa, o l'infoltitore o il toupé, o la coda, poi dipende da un caso all'altro, ecco. Signora Mara, questa è la seconda volta che viene qui alla Casa della Parrucca, ha deciso di farsi questo regalo? Sì, sì. Perché? Perché mi è necessaria questa cosa, perché sto perdendo i capelli in un modo impressionante. E a me fa comodo, anche perché io ho una scottatura sotto i capelli, perciò mi copre anche quella, capisce? La differenza è visibile, insomma. Sì. Caspita, è da vedere, eh? Sì, sì. No, no, sono contenta di questo acquisto. Sì, perfetto, ah. Va benissimo. Madame, ringrazio. Grazie infinite a lei. Qualunque cosa ha bisogno, noi siamo a sua disposizione. Grazie. Grazie. Si rivolge a lei chi ha voglia così di cambiare, di avere un aspetto nuovo, lo sappiamo che i capelli sono fondamentali in una donna, chi magari, non so, ha un'occasione particolare, un evento, una festa, certo. Da lei viene anche chi soffre di patologie anche serie, non dimentichiamo che l'alopecia, nonostante non sia comunque una malattia invalidante, può determinare davvero dei veri e propri problemi psicologici per altro la donna. Che perché i capelli per la donna sono importantissimi, tant'è che noi, tanta gente, glielo devo dire, la facciamo piangere, ma di gioia, perché mi deve credere. Quando la cliente si ritrova con i suoi capelli in testa, rinasce. I capelli per la donna sono importantissimi. Io dico sempre capelli e denti. Sono due cose essenziali proprio. Ecco, stessa cosa per quelle donne che escono da un percorso chemioterapico. Uguale. Guardi, io qua ne vediamo di tutti i tipi. Purtroppo quelle anche tutti i giorni, perché purtroppo quella malattia esiste, però anche lì entrano a volte
anche piangendo, o qualcuno viene tirata dentro dai parenti e dagli amici, però esce sempre col sorriso sulle labbra, perché quando ha risolto il problema, che la cliente si rivede con i suoi capelli in testa, si sente un'altra. Senta Lidia, lo si evince da come lei racconta appunto il suo lavoro, è soddisfatta? Molto, è un lavoro che mi piaceva, mi è piaciuto e ancora mi piace tantissimo e mi dà un sacco di soddisfazioni. Anche il contatto con la clientela. Anche se dicevamo anche prima, telecamere spente, che negli ultimi anni, insomma forse neanche negli ultimi decenni, è una tipologia di lavoro che è comunque si è modificata, giusto? Beh, è molto migliorata nel tempo, si cerca sempre di migliorare. Noi siamo partiti in Via Dante a Milano, siamo partiti da Via Dante a Milano con... non so se avevamo 300, 400, 400 modelli di parrucche, adesso migliaia, più di 1000 modelli di parrucche sintetiche, più di 1000 modelli di parrucche naturali, in tutti i colori, pronti in casa, poi lavorati in modo che una volta queste lavorazioni non ce le sognavamo proprio. Questo non è un lavoro come la scarpa o come il vestito. Non c'è tanta richiesta perché non tutti hanno questo problema, per fortuna, ecco. Però per noi sì, ma noi, siamo il numero uno al mondo, ce lo dicono i clienti. Le devo raccontare un fatto, è venuta una cliente che aveva un grande problema di immagine evidentemente, è venuta qua, ha provato una parrucca naturale, mi fa, me la può tenere per un mesetto perché io mi devo guardare attorno. Ma non c'è problema, noi con tutte le parrucche che abbiamo gliela mettiamo via, quando lei ritorna la trova. E dopo un mese mi ha telefonato, c'è ancora la mia parrucca? Certo che c'è, è venuta qua con le mani piene di biglietti, di indirizzi. Questa donna ha girato il mondo intero, alla fine le hanno detto vai a Hollywood che lì trovi sicuramente quello che cerchi. Lei è andata anche a Hollywood. E lì finalmente ha trovato una parrucca che assomigliava alla nostra. Quando la signora è venuta con questa manciata di biglietti che me li voleva dare, e io stupidamente al momento ho detto non mi interessano, non li ho presi e adesso mi dispiace. E quando lei mi ha fatto i complimenti, mi ha detto signora, un negozio così, io ho girato tutto il mondo, un negozio così non l'ho visto, complimenti. Ecco, queste sono davvero le soddisfazioni di una vita, Lidia. Sì, ma questo non è un caso unico, non è un caso unico, Anche tutti quei parrucchieri che partono per l'estero per fare sfilate, servizi di moda all'estero, prima passano da noi a prendere le parrucche. Io dico, ma come là, in queste grandi metropoli, no, un negozio come il suo non c'è. Ecco, lei non ci può fare i nomi, mi diceva prima, ma sì. Ha visto tante attrici, tanti personaggi famosi, continua a vederli. Adesso poi nel negozio sono tappezzate anche una serie di fotografie, è tappezzato da una serie di fotografie appunto di personaggi famosi, di personaggi contemporanei anche, no? Quindi non si deve neanche andare indietro nel tempo questa è una grande soddisfazione per lei. Certo, ma perché loro sanno che vengono qui e poi noi siamo molto conosciuti, perché essendo stati 43 anni in Via Dante a Milano. In Via Dante chi è che non è passato a Milano? Quindi Lidia, quando noi vediamo queste bellissime donne con questi capelli favolosi che spesso invidiamo, c'è anche un segreto spesso, eh? Sì, quasi sempre, 99 su 100. Ecco, però l'esperienza, diciamo così, giova anche per questo, no? Si riesce comunque poi a trattare con differenti tipologie di persone. Dobbiamo risolvere i problemi di queste persone. Perché queste persone, bene o male, qualche problema quando vengono qui ce l'hanno. E noi dobbiamo essere molto bravi a mettercela tutta per capire questo problema più a fondo possibile, di dare la cosa più giusta. Anche ieri abbiamo avuto una cliente, una grande soddisfazione, che in testa aveva una cosa che non faceva respirare, plasticone, che non faceva respirare la testa, piena di piaghe, di irritazione. Le abbiamo risolto un problema, perché lei erano 17 anni che soffriva. Abbiamo sfruttato quei pochi capelli che lei aveva, un capolavoro.
un risultato più che ottimo. Soddisfacente. Lidia, rimpianti nel suo lavoro ce ne sono? Non credo. Il mio lavoro mi ha dato sempre soddisfazione, io ho dato sempre il massimo. Il mio lavoro ce l'ho proprio nel sangue, quindi lo faccio con grande passione e ce la metto tutta. Le mie collaboratrici mi aiutano, che loro sono giovani e sono ben coadiuvata, insomma. Ecco. Quindi, come si suol dire, magari anche in altri ambiti, quelli sentimentali, rifarebbe tutto? Penso di sì. Sono sempre stata un'istintiva in tutto. Non rimpiango niente. Ora è rimasta la vera casa della parrucca di Milano, dove si trovano, oltre a chiome vere, sintetiche, infoltitori invisibili, parrucche adatte per chemioterapia, trecce di capelli naturali sintetici, parrucche adatte per alopecia, protesi anticalvizie, tute per spose e molto altro. Grazie a lei, buona giornata, grazie. Nel corso degli anni sono stati molti coloro che hanno tentato di imitarvi, ma ribadiamolo, la vera casa della parrucca è questa. Cercano di... si fanno chiamare così, io dovrei fare una lotta continua con questa gente, ma intanto ormai la gente lo sa che la vera casa della parrucca è questa. Quelli cercano di sfruttare il nostro nome, basta, ecco. Però sappiate che la vera casa della parrucca è questa e qua clienti scontenti non ce ne sono. Lidia, ma e io... non ne vogliamo. Lidia, io da quando l'ho incontrata la sto osservando attentamente, ha un taglio, dei capelli bellissimi, ma mi dica la verità, c'è un segreto? Sì. Vediamolo allora. Infoltitore, il nostro cavallo di battaglia. Salve, sono Lidia Gasparini, la titolare della vera casa della parrucca, la numero uno al mondo, sede unica, negozio storico dal 1963 in via Dante a Milano. Ci siamo trasferiti in via Govone 68 Milano. Se avete problemi di capelli, questo è il posto giusto. Qui trovate più di 1000 modelli pronti in tutti i colori, sia di parrucche sintetiche che di capelli veri. Più infoltitori, toupée, trecce, extension di tutti i tipi per lei e per lui. Venite, che ne vale la pena.